Uno di famiglia. Così te lo giuro, così, ma davanti a tutta la famiglia. La famiglia. La famiglia. Sembrano i Corleone per come li descrivi. I Corleone sono siciliani, questi sono calabresi, c'è il mare in mezzo, hai presente? Tu ti rendi conto che io ho preso tutti quei soldi e neanche uno straccio di ricevuta gli ho lasciato? Eh no, amore, niente ricevuta, questa cosa è gravissima. Lo so, ma non avevo mai visto così tanti soldi in vita mia, poi nelle mie mani. Allora, lo sai che fai? Domani vai con una delle tue belle ricevute. Ricevo per riciclaggio denaro proveniente da attività criminali. Ah, ah, ah. Senti, ma in giardino avevano anche le tigri, come per il boss. A parte che si dice capobastone, ok? Poi non c'erano tigri, nessun tipo di animale. Anzi, era arredata abbastanza bene la casa. Sì, immagino. Sì. Anche se devo dire che Mario non mi sembra il classico ragazzo mafioso, eh? Senti, Mario non c'entra niente con il resto della famiglia. Guarda un po'. Che è? I cucchiaini. Amore, la... mamma mia, che fatica. Peppino quando ti guarda fa venire proprio... Aspetta che con i nomi mi confondo. Chi è Peppino? Amore, Peppino è il papà di Mario. Va bene, poi c'è la zia Angela che è la sorella. Com'è la zia Angela? È presente la classica vedova calabrese vestita di nero, però versione 2.0? Poi ci sono Carmine e Mario, appunto i figli di Peppino, e c'era Ciccio, il cugino, che l'ha buttato in un angolo in silenzio. E la madre? La madre sta in Calabria perché la sorella non si sente bene. E insomma, questo Peppino dice che fa l'imprenditore. Che ridi? Di cosa? Tipo ristoranti, ma soprattutto c'ha questi rotoli di banconote che io non li guadagno neanche in 4 anni. Così. Vabbè, dai, questo significa solo che è molto ricco e che paga la gente in nero, che sì, insomma, vabbè, non si fa. Aspetta, no, come fanno di cognome? Serrano. Serrano. Ho trovato qualcosa sul mio nuovo papà. Ma lui? Sì. Allora mi sa che lo devi chiamare padrino, amore.